Salve a tutti ragazzi, qui è sempre Tutorial More e questo è un video update che spero possa cambiarvi la vita. Almeno con me c'è riuscito. L'aggiornamento rivede alcune spiegazioni di un video, ormai obsoleto, che elencava un metodo per estendere il segnale Wi-Fi in diverse zone della casa, aumentando così la velocità di navigazione. Dato che il software da me consigliato ha subito varie modifiche e che il metodo in questione implicava la presenza di un computer hotspot sempre acceso con relativo consumo di corrente, propongo una nuova soluzione, migliorata e velocizzata. Lo faccio perché ritengo che una cosa semplice debba essere svolta in modo altrettanto semplice, e a questo punto entra in gioco il Range Extender della TP-Link, un ripetitore che non richiede né software né licenze, dai consumi veramente ridotti, solo 3 watt. Spiegazione per neofiti. In alcuni casi il segnale Wi-Fi del modem non riesce a raggiungere una o più stanze della casa. L'extender prende il segnale del modem e lo ripete in una nuova zona, amplificandone la potenza. Cosa significa? Significa che se un vostro dispositivo, smartphone, PlayStation, notebook, non prende bene il Wi-Fi, l'extender risolve il problema. Si tratta dello stesso meccanismo descritto nel mio video, ma la configurazione risulta molto più semplice. Vi consiglio comunque di dargli un'occhiata per capire meglio di cosa sto parlando. Il prezzo è di circa 25 euro e ne esiste una versione più avanzata, di circa 30 euro, dotata di una porta LAN, così da potervi collegare anche con il cavo Ethernet. Si basa tutto sulla semplicità. Le operazioni che una volta potevano risultare scomode, oggi sono ridotte al minimo essenziale e richiedono un solo gesto. I pochi dettagli tecnici veramente importanti, consultabili sulla pagina ufficiale, ci permettono di passare direttamente all'installazione del prodotto. Possiamo configurarlo in 2 modi. Il primo tramite tasto VPS sul modem router e sul ripetitore, che configurerà tutto in modo automatico. Il secondo tramite procedura guidata, consigliata se volete una maggiore stabilità di rete. Andiamo nel dettaglio. Una volta collegato l'extender alla presa di corrente, possiamo configurarlo tramite qualsiasi dispositivo. Dato che il modello in questione non dispone di una porta LAN, possiamo configurarlo tramite Wi-Fi. Io utilizzerò il mio smartphone. Basta collegarsi alla rete dell'extender e poi aprire la seguente pagina web per avviare la procedura guidata. Le credenziali di accesso predefinite sono admin e admin, tutto minuscolo, ma possono essere cambiate nella schermata successiva. Per prima cosa selezioniamo la rete da estendere con relativa password e impostiamo un nuovo SSID. Anche il semplice extender va più che bene. Nella schermata successiva clicchiamo su Fine e aspettiamo che la procedura guidata termini con successo. Finito. È stato davvero così semplice? Sì! Queste nuove impostazioni saranno applicate solo all'extender e non influiranno sui parametri preesistenti nel vostro modem router. Servono solo a far capire qual è la rete da ripetere e quali dovranno essere le impostazioni di sicurezza del nuovo punto di connessione. In genere viene impostata la stessa password della vostra rete di casa. Fatto questo, siamo pronti a navigare. Da qualsiasi dispositivo basterà cercare il nuovo SSID e inserire la password. Voilà! Ovviamente sarebbe meglio posizionare l'extender a metà strada tra il modem e i dispositivi da collegare, così da non subire cali di prestazione. Ma c'è di più, perché accedendo al pannello di controllo si possono modificare altri parametri importanti. Anzitutto possiamo assegnargli un IP statico, così da accedere alla pagina di setup, digitandone il relativo indirizzo, da un qualsiasi dispositivo connesso alla rete di casa. Nella tab Network impostiamo l'IP desiderato, definendo anche Subnet Mask e Gateway predefinito. Io di solito preferisco disattivare il DHCP dell'extender. E se i LED di spia vi danno fastidio o se pensate che consumino troppo, spegneteli! Nella tab System Tools LED Control attiviamo la modalità notte.
Impostando un intervallo temporale di 24 ore, ci assicureremo che i LED rimangano sempre spenti. Visto com'è semplice prendere un segnale ed estenderlo in altre zone della casa? Volendo, si possono usare più extender in cascata in caso di necessità. Vi ricordo inoltre che i settaggi rimarranno in memoria, almeno finché non deciderete di resettarlo. Quindi, dopo la prima configurazione, potrete portarlo con voi in qualsiasi zona della casa ed essere subito pronti a navigare. Se avete apprezzato questo mio lavoro, vi invito a mettere un bel pollice in su e a condividerlo con i vostri amici. Spero davvero di esservi stato di aiuto, ma ormai lo sapete, per qualsiasi dubbio o per qualsiasi problema non esitate a scrivere nei commenti. Cercherò di rispondervi e di darvi una mano. Non mi resta che salutarvi. Mi raccomando, non soffrite troppo durante l'attesa del prossimo video. Uscirà, tranquilli. Ciao ciao da Tutorial More.